Amiche ed amici della Lega Nazionale Pallacanestro, benvenuti al Palaluis per la nona giornata di Serie C. La Luis Basket, reduce da due vittorie consecutive, ospita la Use Computer Gross Empoli, che ha battuto nell'ultimo turno in casa la nuova Aquila Palermo. Andiamo rapidamente con la lettura delle formazioni. Luis con numero 4 Faragalli, 5 De Dominicis, 6 Chiatti, 8 Sanguinetti, 10 Ramenghi, 11 Faccenda, 12 Marcon, 14 Rambaldi, 15 Beretta, 20 Corrieri. Coach Andrea Paccarie, risponde Empoli con 3 Samoggia, 5 Mariotti, 7 Sesoldi, 10 Terrosi, 15 Ghizzani, 9 Pinzani, 18 Mascagni, 19 Berni, 20 Balducci, 51 Michele Bei. Coach è il signor Giovanni Battista Bassi. Palla 2, primo possesso per la Luis Basket. Michele Scalarsi in voce, Antonello Carbonaro al coordinamento della regia audio video, gli highlights a fine partita su www.fanner.it, sezione dedicata alla pallacanestro. Primo possesso per Ramenghi, palla a canestro, si gira il numero 10, gioco sul perno, poi prova con il mancino, semigancio a sinistra, segno, è il primo vantaggio del match. I primi punti sono del lungo di coach Paccarie. Partita tra due formazioni vicine in classifica, 6 punti per la Luis, 8 per Empoli. I toscani davvero reduci da una vittoria che ha dell'inaspettato, anche per i numeri che si leggono al referto, con una corazzata quale la nuova Aquila Palermo, tenuta addirittura a 51 punti segnati. Statistiche importanti davvero per la formazione toscana. Mariotti si decentra sul lato destro del campo, secondo fischio degli arbitri, 3 secondi in attacco per la Use Computer Gross Empoli, in tenuta da trasferta rossa con richiami a quella che era un tempo la bandiera giapponese, con strisce bianche. Luis che può riportarsi a metà campo offensiva con il possesso della sfera. Faragalli consegna a Marcon, blocco di Corrieri che si apre, 45 gradi, tira senza pensare il numero 20, primo ferro, rimbalzo della formazione del toscana che si riporta in avanti sempre con Mariotti. Bei taglia, pallone lungo la linea, intercettato però da Marcon, situazione di 2 contro 3, ancora Marcon, apre per Rambaldi, tripla in transizione a segno, 5-0 della Luis. Empoli che deve trovare la via del canestro in questo inizio gara, dove ancora non ci si è avvicinati al ferro, veramente ancora non è partito il primo tiro per la formazione di coach Bassi. Mariotti si muove sui blocchi, il numero 10 Terrosi. Mariotti invece tiene ancora il possesso della sfera, linea di fondo, scarico in mezzo all'area per il taglio, ma c'è altro fischio a favore della Luis che va contro la formazione toscana. Empoli che deve ancora trovare il ritmo sia offensivamente che difensivamente. Luis invece sta approfittando di una partenza sommato sprint. Ramenghi mette palla a terra, apre per Faragalli, 10 secondi sul chilometro 24, Faragalli di aprire fuori per Marcon da 3, primo ferro molto, molto corto, tap out di Faragalli, e poi ha però pestato la linea il giovane capitano della formazione padrona di casa. Possesso per dunque Empoli. Mariotti cambia la chiamata, arriva il blocco di Samoggia, passa sotto Faragalli, si va poi in angolo da Bei, arresto e tiro, secondo ferro, tocca Rambaldi, Corrieri deve salvare il pallone, pesta però la linea anche Filippo Corrieri, come in precedenza aveva fatto Francesco Faragalli. Altri 14 secondi per Empoli. Partenza a spalle a canestro di Mascagni, fallo fiscato da Rambaldi. Rambaldi voleva un'infrazione di passi, allarga le braccia sconsolato verso il tavolo. È stato invece punito l'uso eccessivo degli avambracci da parte di Rambaldi, quindi altra rimessa con Terrosi che apre per Bei. Mariotti vuole fare tutto da solo, entra nel pitturato, veleggia in aria, rimbalzo di Marcon, chi se non lui, e spinta questa mezza transizione.
accorpa la difesa di Empoli. Marcone vuole fare tutto da solo, l'ultimo passaggio però è intercettato da Bey, quindi riesce a servire Mariotti, palleggia, arresto e tiro dalla linea del tiro libero, tap out tentato da Ramenghi, l'ultimo tocco del numero 10, protesta il Pala Luis, sembrava che l'ultimo tocco fosse stato di Bey, invece Ramenghi va a dare il 5 all'arbitro. Stasera il duo arbitrale è composto da Nicola Mancini e Valentina Gnoi. Bey, ancora 0 punti segnati da Empoli. Samoggia, palleggio, arresto e tiro da parte di Terrosi, rimbalzo di Ramenghi che però poi abbassa il pallone, è bravissimo Samoggia a intercettarlo. Bey, dagli nel tiro libero, vorrebbe partire, evita i passi, ancora Terrosi da 3, sbagliato il tiro e poi è evidente la trattenuta ai danni di Matteo Samoggia da parte di Gorrieri. Se non andiamo errati dovrebbe essere il secondo fallo di Filippo Gorrieri, primo fallo del numero 20. Siamo ovviamente in attesa che parta il play by play dal Pala Luis. Minuto buono di attacco da parte di Empoli che però ancora non ha fruttato il primo canestro. Terrosi si era liberato bene. Bey, Mariotti su Faragalli, ancora Mariotti, buona difesa di Faragalli ma Mariotti è più bravo di lui. Faragalli supera la metà campo, non c'è la chiamata, consegnato direttamente a Marco Andocco che arriva dalle retrovie da parte di Ramenghi. Esce Gorrieri che ha una mezza idea di andare direttamente al tiro, vuole concretizzare l'alto basso con Ramenghi, invece si va fuori da Rambaldi. 10 secondi, Rambaldi senza ritmo da 3, primo ferro, soluzione corta e totalmente fuori dagli schemi, in balzo di Mariotti che apre sulla destra, si concretizza il triangolo con Bey, ottimo canestro di Empoli che si riporta a contatto, 5-4, una sola lunghezza di distanza tra le due formazioni. Gorrieri, si muove Marcon, fuori per Faragalli, Ramenghi vorrebbe portare un blocco cieco, un taglio che però non arriva, si apre su Gorrieri, uno contro uno su fascia, scarico però improbabile per Mariotti, pronto quasi alla chiamata del time out, coach Paccarie attende questa difesa dei suoi, Mariotti fuori per Bey, piazzato dai 5 metri a segno, sorpasso di Empoli, 6-5, ci ha messo un po' la formazione toscana a decidere di entrare in partita. Detto fatto, Luis che adesso deve recuperare questa piccola lunghezza di svantaggio. Ramenghi, Faragalli si muove ma non riesce a ricevere, quindi Ramenghi vuole mettere giù pallone, resta il palleggio. Rambaldi deve tentare un tiro molto forzato, Rambaldi, 2 punti cercati e voluti dal 14, fuori dagli schemi. Prima gli era andata male con la soluzione da 3 punti, questa volta invece sente il suono della retina. Alta penetrazione, ci prova Marcon a stoppare il numero 10 Terrosi, è stato però commesso fallo da parte del numero 12, uno dei migliori giocatori di questo girone C. Siamo sui 18 punti di media per quanto riguarda Leonardo Marcon, ovviamente non si fa un giocatore soltanto dai punti segnati, a maggior ragione in questo caso dove c'è un all around, giocatore capace di difendere, capace di stoppare, molto bravo a rimbalzo, forse più bravo a rimbalzo offensivo che difensivo. Dovrà forse aggiustare un po' anche il tiro dalla media della lunga distanza per quanto riguarda le percentuali. Stiamo comunque parlando di davvero una giovane promessa di questo sport. Terrosi segna il primo tiro libero a sua disposizione, va a segno anche con il secondo, 2-2, 8-7 per Empoli, partita divertente in questo avvio. La Luis ha piazzato il primo break di 5-0 contro break di 6 punti da parte di Empoli, adesso ruba palla e può ripartire sempre con Mariotti, molto attivo il playmaker della formazione toscana, scarico per la tripla da parte di Mascagni, la palla gira sul ferro, rimbalzo per le maglie bianche di coach Paccarie. Ramenghi lontano dal suo comfort spot, deve mettere palla a terra, si gira Ramenghi, danza sul perno sinistro, poi prova il fadeaway. Abulia offensiva da parte della Luis in questi ultimi possessi. Mariotti gira bene palla Empoli con Mascagni sotto per Bey, entra nel semicerchio Bey, ottima l'apertura sull'altro lato dove era dimenticato da tutta la difesa Mariotti, sbaglia quello che davvero può essere considerato un calcio di rigore. La formazione toscana
Marcon c'è sotto Corrieri, riceve in questo momento, si allontana Faragalli, Corrieri catch and shoot, sbaglia il tiro, rimbalzo di Bay che torreggia su Faragalli, sempre pronto a disturbare quelle che possono essere palle vaganti. Blocco in transizione di Bay, deve provarci Terrosi che fa uscire il pallone con qualche difficoltà. Bay, apertura per Mascagni, numero 18 ancora da Bay, dai 5 metri jump shot sbagliato, percentuali non idilliache né da una né dall'altra parte. Rimbalzo in attacco per Empoli, fallo commesso però da parte di Matteo Samoggia se non andiamo errati, e arriva quindi il primo cambio del match. A portare qualche modifica è coach Paccarie, dentro Giacomo Chiatti, fuori Francesco Faragalli. Cambio tipico questo momento del primo quarto per l'allenatore della Luis. Risponde coach Bassi, fuori Matteo Samoggia, dentro numero 15 Alessandro Ghizzani. Altro cambio per Paccarie, questa volta per quanto riguarda il settore lunghi, dentro con il numero 15 il giovane prodotto della formazione universitaria Eugenio Beretta, fuori Filippo Gorrieri, può riprendere il gioco al Pala Luis. Chiatti, Ramenghi, consegnato a Marcon che punta dritto il ferro, si arresta, poi prova il circus shot, bloccato però dall'intervento arbitrale. Infrazione di passi per il numero 12 che sull'arresto ha evidentemente strusciato il primo perno. Ancora nessun timeout chiamato dalle due panchine, nonostante le squadre abbiano vissuto due momenti comunque difficili in questo avvio, uno per parte, e le percentuali offensive, ecco, non siano proprio quanto di più bello c'è in questo sport. Bay sotto canestro con Beretta che va a stoppare regolarmente in un primo momento, no, in un secondo, fallo del numero 15, due tiri liberi dunque per Michele Bay. Michele Bay, quasi 10 punti di media per il centro della formazione toscana. Percentuale liberi rivedibile però, 63% per il numero 51. Sbaglia infatti il primo libero a sua disposizione. Assegno il secondo, 1 su 2 e 9 a 7. Abbiamo detto si segna poco in questo inizio gara. Percentuali bassine dal campo. Ramenghi prova ancora uno contro uno, ottimo movimento sul perno di Francesco Ramenghi, 9 pari. Gran movimento del 10, quasi il dream shake senza scomodare però Kim Olajuwon. Fallo e canestro subito intanto da parte del playmaker della formazione di coach Bassi, Daniele Mariotti. Secondo fallo di Beretta, quindi canestro e tiro libero supplementare, 11 a 9, e il numero 5 di coach Bassi pronto in lunetta. Anche Mariotti vicino ai 10 punti di media segnati a partita. Identica percentuale ai liberi quella di Mariotti rispetto a quella di Michele Bay, 63% a cronometro fermo. Sbaglia infatti il tentativo a sua disposizione, rimbalzo imperioso da parte di Ramenghi, a una mano deve superare poi anche la metà campo, ce la fa senza troppi problemi. Chiatti, siamo a 5 basso. Chiatti prende il blocco di Ramenghi, un pick and roll, poi viene servito Beretta che evita di mettere giù il pallone, adesso deve attaccare, spalle a canestro, si gira, semigancio mancino, sputato dal ferro, era però educata e pulita la conclusione del numero 15. Può ripartire Empoli, passaggio letto bene Leonardo Marcon, situazione di 2 contro 3, Marcon decide saggiamente di ripartire e di attaccare a metà campo con la difesa schierata. Se era defilato troppo Chiatti sarebbe stato davvero azzardato entrare in aria in quel momento da parte di Marcon. Blocco di Beretta, Chiatti raddoppio su di lui, deve inventarsi il tiro libero, il tiro andando a finire sul tabellone, però Empoli è già dall'altra parte, prova la transizione veloce, pallone sporcato ancora da Rambaldi, alla fine concretizza il recupero Chiatti che poi schiaccia a terra per Marcon, canestro e fallo antisportivo subito dal numero 12. Riparte veloce la Luis,
occupa bene le zone di campo di competenza sia degli uomini con la palla che degli uomini senza palla. In questo caso terminale intervento da difesa toscana, è andato su Marcon che ha passato l'estate ad ingrossare la parte alta del fisico per assorbire meglio i contatti. 13-11 per i padroni di casa, e adesso anche tiri liberi, un tiro libero e possesso per la Luis Basket. In lunetta ovviamente Leonardo Marcon concretizza il gioco da tre punti, si potrà ripartire con la rimessa da metà campo. Altro possesso dunque per la Luis, più tre per i padroni di casa. 2:21 ancora da giocare nel corso di questo primo quarto, match assolutamente gradevole qui al Pala Luis. Marcon ha bisogno del blocco di Ramenghi, deve uscire da Rambaldi che fa partire il tiro da tre punti. Aveva anche segnato il numero 14, però prima in ricezione aveva pestato la linea con il proprio piede destro, quello di richiamo, quello per l'eventuale partenza incrociata, tanto per capirsi. Cambia ancora chiamata Mariotti, corna alto, esce fuori Mascagni, deve aprire per Terrosi che mette giù sulla linea di fondo, c'è il buon aiuto da parte di Ramenghi, schizza il pallone, ovviamente Marcon sulla sfera, prova poi un passaggio in tap da per terra verso Rambaldi e scrosciano gli applausi del Pala Luis per, l'abbiamo detto, quello che è senza alcun dubbio uno dei migliori prospetti di questo girone C. Altro cambio per coach Giovanni Battista Bassi. Cambio in cabina di regia, esce Daniele Mariotti, entra con il numero 19 Lorenzo Berni. Bisogna ovviamente detergere il parquet del Pala Luis, nel luogo in cui si è andato a sdraiare Leonardo Marcon. Tutto pronto per la rimessa, meno di due minuti al termine di questa prima frazione, e palla recuperata dalla Luis che è salita in pressing, però riesce a far solo il pallone Terrosi, forse infrazione di passi non fischiata però dal duo arbitrale, in quel caso si poteva forse intervenire. Non di questo avviso i due arbitri. Si gioca dunque con 7 secondi sul cronometro dei 24, pallone dentro con la penetrazione da parte del numero 15 Ghizzani, però non viene premiata dai due punti Beretta. Chiatti per Rambaldi, catch and shoot da tre punti, primo ferro, rimbalzo in attacco di Beretta che poi prova un passaggio che è decisamente fuori dagli schemi. Lo spiega Marcon, gli dice: amico mio, sei grande e grosso, vai su dritto. Trova i due punti più il fallo, sembra anche di questa impressione coach Paccarie. Berni per Ghizzani, Terrosi, arriva il blocco, Terrosi scarica il pallone, Berni per Bay, catch and shoot dalla linea del tiro libero, il pallone si infrange sul secondo ferro, rimbalzo di Marcon, tenta e finta forse la transizione veloce, si accoppia con qualche difficoltà comunque Empoli, quindi Chiatti potrebbe provare il palleggio, arresto e tiro, pulita l'esecuzione del numero 6, 16-11. Luis che tenta il secondo allungo della propria gara offensiva. Terrosi raddoppiato da Beretta, fa girare bene il pallone però Empoli, trovato Berni solo sulla linea del tiro da tre punti, prova questa conclusione che però non viene accolta dal ferro. Ultimi 15 secondi a Pala Luis per questa prima frazione, ultimo attacco per i padroni di casa. Rambaldi, Marcon, nessuno porta il blocco, esce adesso Ramenghi, deve mettere palla a terra, 3 secondi allo scadere dei 24 e del quarto, tira Beretta, prova il rimbalzo offensivo Marcon, invece si conclude qui la prima frazione. Empoli riesce a tenere su quest'ultimo possesso, la Luis è avanti 16-11, un minuto di pausa per noi. Si torna in campo al Pala Luis per il secondo quarto di Luis Basket Use Computer Gross Empoli. 5 punti messi a segno da Michele Bei, così come sono 5 punti di Rambaldi, 4 quelli di Chiatti dalla panchina, positivo l'ingresso del numero 6 che adesso va a comporre il duo
in cabina di regia insieme a Faragalli, altra soluzione che abbiamo visto talvolta utilizzare da Paccarie, Chiatti guardia e Faragalli playmaker. Importante anche in fase difensiva questa soluzione, con due veri e propri mastini sul pallone. Prova il primo attacco del quarto Empoli, situazione davvero difficoltosa, con il neo entrato Sesoldi che non riesce a salvare il pallone. Buona davvero la difesa della Luis in questo primo frangente. Il pallone recuperato da parte dei ragazzi di Paccarie, che hanno 5 lunghezze di margine sugli ospiti, 16-11. Segnato davvero poco Empoli nella prima frazione, ha avuto soltanto 2-3 minuti di prolificità offensiva. Chiatti, ribalta per Faragalli, che si è preso pochi tiri in questo inizio di partita, forse nessuno. Chiatti si gira, palleggia, arresto e tiro dopo il giro in palleggio, rimbalzo imperioso e poi ancora Beretta, doppio rimbalzo offensivo, il primo di De Dominicis, il secondo di Beretta. De Dominicis impiegato praticamente da 4, diciamo small ball da parte di Coach Paccarie, con il solo Beretta lungo di ruolo. Prova il semigancio mancino Sesoldi, rimbalzo di Chiatti che spinge la transizione, però ha ripiegato bene la Use Computer Gross. Può partire lo schema con Beretta che taglia, prende posizione sull'attacca, fallo commesso se non andiamo errati da parte del numero 15, numero 15 ovviamente Alessandro Ghizzani. Su questo intervento degli arbitri ne approfitta Coach Bassi per chiamare il primo time out del match. Chiatti in possesso della sfera che apre per Faragalli, si è rientrato in campo dopo il time out, non ci sembrano cambi effettuati dalle panchine. Faragalli deve tirare perché mancano 3 secondi a scadere 24, step back di Faragalli, primo ferro, era comunque un tiro costruito benino considerato il tempo a disposizione. Sesoldi, spalle a canestro, si gira, bella l'apertura in angolo, è tutto solo da 3 punti il numero 17, il numero 18 di Empoli. Mascagni, tiro da 3 punti di Rambaldi, secondo ferro, rimbalzo però di De Dominicis, il secondo offensivo della sua partita. Infrazione di passi sull'arresto, dicevamo, a segno trovato in angolo Mascagni. Cambi per le due panchine nel reparto lunghi, esce Beretta ed entra Correa da una parte, entra in campo anche Matteo Samoggia che ha fatto poco nel corso del suo primo estratto di gara, se così possiamo chiamarlo, nel corso del primo quarto. Samoggia riceve in questo momento, finta la partenza, poi step back, gran movimento a parte di Samoggia che non viene premiato dal ferro, rimbalzo offensivo di Sesoldi che però è entrato davvero molto bene, poi infrazione di passi abbastanza evidente da parte di Daniele Mariotti. Cambio secondo per Paccarie, esce un più che positivo Rambaldi, torna in campo Leonardo Marcon, prende dunque il posto di Stefano Rambaldi. 5 punti per lui, qualche tiro forzato di troppo, ma comunque positiva la prestazione fino a questo momento del numero 14. Altra prestazione positiva è quella di Chiatti, che ha appena servito Gorrieri, step back anche per il numero 20, poi rimbalzo quasi in attacco da parte di Dominicis, ha provato quello che sarebbe stato il terzo rimbalzo sotto le planche avversarie del numero 5, non ce la fa a tenere invece in campo il pallone. Prosegue con De Dominicis 4 e un lungo di ruolo Coach Paccarie, di ruolo Gorrieri non sarebbe proprio, però comunque viene così impiegato da parte dell'esperto allenatore Luissino. Doppia uscita dai blocchi, da una parte c'era il playmaker di Empoli, adesso invece ci prova Mascagni, gran canestro del numero 18, non si è voluto uscire dai blocchi di Mariotti. De Dominicis mette palla a terra, apre in angolo, ultimo tocco è di Chiatti, ottima difesa da parte di Empoli. Paccarie chiede a De Dominicis di andare su verso il ferro, di andare su dritto, cosa che però De Dominicis non ha fatto in questo frangente.
Empoli che è tornato a contatto 18-16. In questo frangente era lui, sa vedere poco il canestro. Mariotti se ne va con retroschiena, poi gran scarico per Sesoldi, gran canestro costruito dal playmaker della formazione toscana. 18 pari. Chiatti viene incontro e poi si allontana, pronto la sedia del cambio anche Thomas Faccenda, pronto a fare l'esordio in questo match. Palla fuori per Gorrieri, in punta il suo tiro, lo mette a segno Filippo Gorrieri, 21-18, totalmente perso nel pick and pop da parte della formazione toscana. Samoggia, Mascagni vuole l'uno contro uno, anche lui dietro schiena, anche lui molto bene, poi scarica per Samoggia, l'ultimo tocco è di De Dominicis che si accusa della tra virgolette infrazione. Rimessa dunque dal fondo per la Jus Computer Gross Empoli, 9 secondi sul chilometro dei 24, fuori De Dominicis che va a prendersi anche il 5 di coach Paccarie, dentro Thomas Faccenda, cambio dunque in posizione di ala grande. Mascagni, spalle a canestro con Marcon, assorbe il contatto con il petto, duello molto fisico, fuori per Sesoldi da 3 punti, a segno, 21 pari. Gorrieri, esce Marcon, su di lui Mariotti, poi Marcon forse tocco sul braccio del tiratore non visto dal duo arbitrale, quindi ancora Empoli in avanti con Mariotti. Marcon prova a impedire il palleggio per vie centrali del numero 5 avversario, intervento ci sentiamo di dire fiscale da parte del direttore di gara, e su questo fischio arriva anche il time out chiesto da coach Paccarie. Time out concesso dal duo arbitrale, ci prendiamo anche noi un attimo di pausa. Time out espletato da parte di coach Paccarie, 21 pari, abbiamo quasi superato, non ancora, la metà di questa seconda frazione. Quando Samoggia riceve palla, vuole puntare uno contro uno Gorrieri, ottimo aiuto di Francesco Faragalli, fallo di Gorrieri. Questo sinceramente non ci sembrava fallo da parte del numero 20. Samoggia era stato sorpreso dal positivo aiuto di Faragalli. Se c'era un'infrazione, forse era di Faragalli, che però è ai piedi nel semicerchio. Quindi si poteva o non fischiare oppure eventualmente sanzionare un perno strusciato da parte di Samoggia. Non di questo avviso i direttori di gara. Sesoldi per Mascagni, vuole puntare, palle a canestro Marcon, ancora Mascagni, Marcon è ottimo in difesa, però il pallone esce fuori per Sesoldi, altra dribbla dalla zona in punta, rimbalzo toccato da Mascagni, dicevamo Marcon bene a rimbalzo offensivo, ogni tanto quando invece è lui che deve tagliare fuori l'avversario, ecco, c'è qualche piccola amnesia difensiva in questo senso, infatti ne ha approfittato Filippo Mascagni. Si salva poi la Luis con l'ultimo tocco di una maglia bianco-rossa e rimessa per Marcon che deve trovare il modo di servire Faragalli. Infatti non è proprio così scontata la rimessa con Lorenzo Berni, che era lì pronto a dar fastidio al playmaker nonché capitano della formazione luissina. Chiatti, tanti minuti in campo per il numero 6, prende il blocco di Faccenda, ancora Chiatti, ha accettato il cambio Samoggia che è rimasto lì, bella la finta di Chiatti, appoggiato al tabellone, 23-21 per la Luis. Esce fuori Sesoldi, anche Berni vorrebbe il pallone, Mascagni, tanti palloni invece per il numero 18 in questa seconda frazione, sotto per il numero 7, è scivolato Faccenda e quindi arriva comodo fino al ferro Daniele Mariotti, 23 pari, poteva starci anche il fischio degli arbitri per forse un tocco sulla salita di Mariotti. Blocco di Gorrieri, Chiatti, a uscire un pallone davvero difficile dalla tasca, ancora Gorrieri, punta tutti, arriva fino in fondo, si prende la stoppata, va anche a commettere fallo in attacco, aveva posizione difensiva capitan Mariotti, terzo fallo per Filippo Gorrieri, questo è un problema per coach Paccarie, deve rientrare in campo anzitempo, forse per quelli che erano i piani dell'allenatore della Luis, Francesco Ramenghi. Gorrieri che quindi adesso sarà bello seduto almeno fino all'inizio del terzo quarto. Ancora corna per Daniele Mariotti, Chiatti è su di lui, Faragalli invece accoppiato con Berni che prova a liberarsi, però Mariotti entra dentro l'area, altro pallone intercettato da Marcon, 4 contro 2, Marcon deve usare i compagni,
fallo in attacco commesso da Marcon su Berni. Marcon si accusa del fallo, fischio discutibile. Terzo fallo di Marcon, dicevamo, deve ovviamente rientrare in campo Rambaldi, esce Marcon che quindi va a prendere posizione vicino a Gorrieri. Era un 4 contro 2, Marcon ha fatto sicuramente la scelta sbagliata nell'andare da solo, nel non coinvolgere i compagni, però poi fischio di sfondamento sembra, diciamo, discutibile, la risolviamo così. Comodo ovviamente dare giudizi, belli seduti e comodi vicini al nostro Antonello Carbonaro. Più ardua la sentenza per i direttori di gara che hanno così deciso. Samoggia va a servire il random cut di Mariotti, fallo di Faccenda, questo invece ci sta tutto perché Faccenda appoggia le mani sulla schiena di Samoggia, va poi a spingere l'ex City Sides in palestrina, ha lasciato un fantastico ricordo nella formazione di via Pedemontana. Cambio per coach Bassi, esce un molto positivo Filippo Mascagni, torna sul terreno di gioco Gianni Terrosi. Assegno il primo tiro libero di Matteo Samoggia, 24-23, 5 falli per la Luis che è ovviamente in bonus, un solo fallo commesso da Empoli. Sbaglia il secondo tiro libero, 1-2, uno dei protagonisti delle scorse semifinali di Serie B, girone C. Chiatti, Ramenghi prova l'uno contro uno, fuori per Faccenda, soluzione pulita del numero 11, Lanciu per Thomas Faccenda, sei soldi, arriva fino in fondo, ottima difesa di Ramenghi che abbassa forse un po' il braccio, però c'è solo cuoio nel movimento del numero 10, Faragalli arriva fino in fondo, crea separazione con l'avversario che è Berni che prende anche il rimbalzo però sul tiro corto da parte di Faragalli, supera adesso la metà campo il numero 19, viene incontro Maker Mariotti che riceve in questo momento raddoppiato, fa uscire bene il pallone per Berni, ribalta il lato per Terrosi, ha tutto lo spazio per il tiro da tre punti, tripla molto ben costruita da parte di Empoli, 27-25, e pronto sul cubo dei cambi anche Michele Bei. Chiatti, blocco di Faccenda, ancora Chiatti, si arresta nel pitturato, fuori per Faccenda, ancora per Chiatti, dentro per Faccenda, triplicato, non può far altro che perdere il pallone, poi Mariotti, non commette fallo Faragalli, Mariotti si arresta in transizione, infrazione di Bassi, giusto il fischio da parte del direttore di gara, praticamente è stato un terzo tempo arrestato, è saltato sul piede destro e poi invece di atterrare sulla testa un tempo ha fatto arresto a due tempi il capitano della formazione toscana, percettibile l'infrazione che però c'era. In questo caso giusto il fischio dei direttori di gara. De Dominicis torna sul terreno di gioco, vorrebbe un intervento arbitrale, poi dà il consegnato a Faragalli. Rambaldi esce sul lato destro del campo, invece sulla sinistra c'è Chiatti, prova uno contro uno, poi Ramenghi, primo ferro, prova ad andare in rimbalzo offensivo Chiatti, non commette fallo su Terrosi che adesso chiama maglia come schema. Arriva Mariotti a prendere il pallone molto lontano da canestro, ecco ricevere il numero 5 che poi passa sul blocco di Bei, palleggio, arresto e tiro, molto sbilanca la conclusione, rimbalzo per Samoggia, sotto per Bei che muove i piedi, infrazione di passo il numero 51, 27-25 il parziale, due punti di vantaggio per formazione toscana. Persistono i 5 falli della Luis che ovviamente in bonus, un solo fallo commesso dalla Us Computer è Gross. Faragalli supera la metà campo, blocco di Chiatti per far uscire Ramenghi che prende posizione, De Dominicis prova a penetrare il numero 5, fuori per Ramenghi, soluzione piazzata da due punti. De Dominicis ha cercato di penetrare, ha poi tenuto bene il perno nonostante fosse scivolato sul piede di richiamo della testa a due tempi.
Mendy ha provato la retina, Samoggia prova la partenza sulla linea di fondo, eccolo Samoggia, gran movimento, cercava il taglio di Bay, sarebbe stato probabilmente l'assist della serata, e mancano comunque ancora 20 minuti a questa partita. Piatti per De Dominicis, prova a girarsi, fuori per Faragalli, la sua conclusione finisce sul primo ferro, poi Rambaldi prova a lottare al rimbalzo, fallo fischiato al numero 10 Gianni Terrosi, secondo fallo di Empoli in questa seconda frazione. Cambio, torna sul terreno di gioco Daniele Sesoldi, davvero positiva la sua prova nei minuti in cui è stato impiegato da coach Bassi. De Dominicis, Chiatti, blocco di Ramenghi, ancora Chiatti, ha cercato il taglio proprio di De Dominicis che in qualche modo si arresta, poi prova la conclusione dai 5 metri, davvero in serata De Dominicis, 29-27, più 2 per la Luis. Terrosi, arriva il blocco di Bay che crea separazione con Rambaldi, ancora Mariotti, vuole fare tutto da solo, forse fallo sul numero 5, no, secondo i direttori di gara. Lotta a rimbalzo Ramenghi, fa su il pallone, riesce a servire Chiatti. Rambaldi vuole dare una soluzione al proprio premier con il numero 6 e poi prova il passaggio, l'apertura a una mano. Pallone che termina ben lontano da dove era posizionato Faragalli. Pronto sul cubo dei cambi Luca Sanguinetti, non prima però del time out richiesto dalle due panchine. Poco meno di un minuto all'intervallo lungo di Luis Basket Youth Computer Gross Empoli, 29-27, due lunghezze di vantaggio per i padroni di casa, primi due quarti divertenti, sebbene non si sia segnato poi così tanto, ultimi possessi quindi di questi primi 20 minuti con Mariotti, bella la sua penetrazione poi in reverse, arriva comodamente al ferro, adesso deve difendere Empoli. Questo potrebbe essere probabilmente l'ultimo attacco della Luis con De Dominicis che vuole andare e trova il fallo da parte di Sesoldi. Ovviamente ha ben due falli ancora da spendere Empoli prima di arrivare al bonus. Vittorie di gara che si confondono un po' anche nella chiamata di questi due tiri liberi che non c'erano, perché ovviamente Empoli non è in bonus. Altro time out chiesto da Paccarie per orchestrare questo ultimo attacco della Luis. Vediamo cosa ha studiato coach Paccarie per quest'ultimo possesso della Luis con Faragalli che fa tutto da solo, fa saltare l'avversario, prende il tiro però. Primo ferro, tabellone, il pallone poi non finisce nella retina. Termina qui il secondo quarto, 29 pari, tutto pronto dunque per un terzo quarto in cui il match dovrà prendere una piega non prima dell'intervallo lungo e quindi a risentirci tra un quarto d'ora scarso. 29 punti segnati a testa, non moltissimi per Luis e Youth Computer Gross Empoli, primi due quarti dove è stata una partita molto combattuta che però non è coincisa con attacchi poi troppo prolifici. Inizia il quarto subito alla grande la Luis con una bella penetrazione, lo scarico per Ramenghi, un Ramenghi positivo nella prima frazione, il primo tempo con 6 punti segnati, questo era il settimo e l'ottavo per lui. Importante la presenza di Dominicis e di Sanguinetti direttamente nel quintetto iniziale. Samoggia intanto si prende il tiro, sbaglia, rimbalzo offensivo in tap-in da parte del numero 10 della formazione toscana Terrosi, 31 pari. Quintetto replicato da coach Bassi con Samoggia, Mariotti, Terrosi, Mascagni e Bay, mentre De Dominicis vuole l'uno contro uno portato con successo fino al tabellone e poi al ferro. Attacchi che sembrano in controtendenza rispetto a quanto visto nei primi 20 minuti. Adesso Bay spalle a canestro, fa uscire bene il pallone, Mascagni da 3 punti a segno, si è acceso il match. Fuoco alle polveri, 34-33, Faragalli consegnato di De Dominicis, dicevamo due cambi nel quintetto base per coach Paccarie, entrambi dovuti ai falli, quelli di Corrieri e di Marcon che sono a 3 falli, Faragalli deve trovare lo scarico per Sanguinetti che non riesce a convertire
nella retina. Mariotti carico sotto per Terrosi, uno contro uno con Sanguinetti, si gira Terrosi, deve provare un difficile fadeaway, rimbalzo di Rambaldi, Faragalli taglia il campo di Dominicis, servito in questo momento uno contro uno con Samoggia, fa uscire bene il pallone, mette il pallone a terra Francesco Ramenghi, mai servire il lungo in corsa, soprattutto senza il pallone schiacciato a terra, che dà ritmo ai passi, ai piedi del lungo. Palla servita così, fucilata nella pancia, spesso coincide con possesso della sfera che passa alla squadra avversaria. Così è stato in questa occasione. Mariotti per Samoggia, fuori per Bey, dai 5 metri, tiro sbagliato, rimbalzo conquistato da De Dominicis, ancora il numero 5, corre il campo, apre per Rambaldi e poi fallo commesso da Michele Bey su Stefano Rambaldi. Terzo quarto che è partito su ritmi molto più indiavolati rispetto alle prime due frazioni che abbiamo assistito. Dicevamo 8 punti di Mariotti, 7 di Terrosi, 8 di Mascagni, 5 dalla panchina di un positivo Sesoldi. Per quanto riguarda la Luis, 8 di Ramenghi, 5 di Rambaldi, solo 3 di Marcon che però ha giocato comunque molto bene, 6 per Chiatti e 4 per De Dominicis. Molto positivo il numero 5 che qui sta per ricevere il pallone di ritorno da parte di Ramenghi, vuole correre adesso Empoli. Mariotti per Mascagni, pensa per 2-3 volte al tiro da 3 punti, torna fuori dal proprio playmaker con il numero 5, ancora fuori da Mascagni, questa volta non può esimersi, il numero 18 porta più 4 Empoli. Faragalli, De Dominicis, Sanguinetti, punta la linea di fondo, passaggio di ritorno a Ramenghi che mette giù bene il pallone, poi si gira, passaggio di ritorno ancora per Sanguinetti che fa uscire la sfera, ma c'è l'ottima difesa di Empoli e il cambio subito chiesto da coach Paccarie. Dentro Giacomo Chiatti e fuori Luca Sanguinetti, che è finito in campo in un momento forse un po' troppo concitato, giocatore abituato a disputare momenti delle partite non così pieni di ritmi e di contatti. Anche in questa situazione vengono a contatto uno con l'altro Ramenghi e Terrosi, scendo d'intesa tra i due, si è lottato su un pallone anche dopo il fischio dell'arbitro. Sbraccia tu che sbraccia anch'io, termina a terra Terrosi. Diciamo di Sanguinetti, un giocatore che magari deve più entrare in una partita a ritmo crescente, a un ritmo elevato, nel momento in cui viene messo dentro può dare il suo. Si è trovato invece in un match che stava salendo di ritmo tutto insieme. La scelta di coach Paccarie è stata quella di affidarsi al più esperto Chiatti in questo momento. Si protesta con il tavolo, palla fuori per Samoggia, da 3 punti, scheggia il ferro, non ce la fa Bey a intervenire sul pallone. ...37-33... un fallo commesso da Empoli, ancora a 0 i falli commessi dalla Luis Basket. Paccarie si accomoda, si alza Fulgaro, si va a protestare con il tavolo. Fallo tecnico fischiato alla panchina della Luis, mostrata la T, non sappiamo se a Paccarie o se a Fulgaro. Va in lunetta dunque Gianni Terrosi, si è passato un minuto a discutere, alla fine il signor Nicola Mancini ha preso la decisione della grande T. Rambaldi ha qualcosa da dire al suddetto signor Mancini. Sbaglia Terrosi e riecheggia nell'aria il Bold Online di Rashid Wallaciana memoria, scusate il terribile neologismo. Braccia nel tentativo di prendere il pallone Filippo Mascagni, è bravo a farlo vedere Rambaldi che poi se la ride sotto i baffi e la barba. Scendo d'intesa tra il duo arbitrale e scendo d'intesa anche tra Rambaldi e Mascagni. Rambaldi sembra quasi dire: signori, questo non è mai fallo,
l'ho messo un po' nel sacco. Si può riprendere dopo ormai due minuti buoni di non gioco. Ricordiamo che qui si sta giocando Luis Empoli al Palavenali, si sta giocando Eurobasket Napoli, match di assoluto cartello in questo girone C di Serie B. Gli highlights li potrete trovare ovviamente su www.fanner.it, così come troverete gli highlights sul sito internet, troverete anche i commenti dei protagonisti, il tutto poi anche ovviamente ripostato sui social network, per cui ovviamente principe dei social network è Facebook. Due tiri liberi per Faragalli, che sembra essere stato bloccato sul movimento di tiro. A segno il primo tiro libero a sua disposizione, torna un possesso seppur pieno di svantaggio da Luis. A segno con tanto aiuto del ferro anche il secondo, pressing alto della Luis, 4 nella metà campo avversaria, ormai è uomo a tutto campo, vedremo se poi si passerà a zona nella metà campo difensiva. Qualche difficoltà a superare la metà campo, sta contando il signor Mancini. Resta uomo la Luis, però comunque un buon passaggio a uomo a tutto campo, viene punita la difesa della Luis nel momento in cui riaccolpa metà campo da Bay, che è bravo in questo fondamentale nel tiro dai 4-5 metri sulla linea di fondo. Ramenghi, passaggio pigro per Chiatti, finta il tiro, ancora Ramenghi, si gira per vie frontali, scarica il pallone, De Dominicis non rischia il palleggio al resto del tiro, fa uscire la sfera, 6 secondi allo scadere dei 24, riprendersi il tiro Faragalli, match che si è infiammato, Faragalli fino in fondo non trova il canestro più il fallo, altro però viaggio in lunetta da parte di Francesco Faragalli, che ovviamente con soprattutto Marcon ancorato in panchina dai tre falli deve prendersi il peso offensivo della manovra. Luissina, cambio per coach Bassi, calcio alla panchina da parte di Mariotti e dentro con il numero 19 Lorenzo Berni. Mariotti gravato, se non andiamo errati, di tre falli, questo ovviamente è il motivo che è stato costretto alla panchina. A segno Faragalli, che più i due di prima fa 3 su 3 consecutivamente a gioco fermo, 4 su 4 e 2 su 2 in questo passaggio, 39 a 37, già 4 falli commessi da Empoli, 0 quelli commessi dalla Luis. Non ce la fa Empoli a superare la metà campo, pallone troppo alto per Matteo Samoggia, e anche il possesso precedente era stato buono della Luis a tutto campo, poi punito sì da Bay, ma era già una situazione di difesa a metà campo, diciamo di attacco a difesa schierata da parte di Empoli. In questa occasione non ce la fa la formazione biancorossa a superare la metà campo, e quindi Faragalli può gestire questo possesso con la Luis a soli 2 punti di distanza. De Dominicis non guarda il canestro, vuole l'uno contro uno, ancora De Dominicis, prova azione di calcio Mancino, tabellata molto distante da quelli che sono i parametri, le coordinate del ferro, apertura sulla sinistra per Berni che prova il tiro da tre, ma c'è il fallo in attacco di Bay su Francesco Faragalli, nettamente il migliore in questo avvio di ripresa della parte della Luis, e in quanto migliore ovviamente coach Paccarier lo va a redarguire. Siamo cestisticamente tutti innamorati di coach Paccarier, anche in questo caso pronto ovviamente a venire totalmente contro, non incontro, a quelle che sono, no, le nostre annotazioni. Qui belli seduti nella postazione del Pala Luis, sempre accanto al fido Antonello Carbonaro. Rambaldi, palleggio, arresto e tiro da 2 punti, impatta sul 39 pari da Luis, e Chiatti chiede di rimanere alti ai suoi compagni. Faragalli va a marcare Berni, Berni bloccato il pallone con il piede da parte di Chiatti, verranno resettati, se non andiamo errati, i secondi sul cronometro. Se fossimo sotto i 14 ne sarei sicuro, adesso che siamo a 18 ho un attimo di dubbio. Non viene fatto segno infatti dal direttore di gara di resettare il cronometro, il tavolo chiede che dobbiamo fare, se si resta con i 18 o se si riportano a 24, viene resettato il cronometro, e quindi 24 secondi di nuovo puliti per Empoli, che rispetto alla rimessa precedente guadagna quindi questi 7 metri.
Si prova a liberare Berni, prova a liberarsi anche Samoggio, ovviamente da quella posizione di campo è più difficile difendere a tutto campo, quindi la Luis preferisce accorpare per poi adesso ritornare aggressiva con Rambaldi su Terrosi, non riesce a trovare il canestro il numero 10 in maglia biancorossa. Chiatti apre per De Dominicis, ottimo contropiede gestito da Chiatti, appoggio comodo del numero 5. Berni su Faragalli, deve tornare sui suoi passi, vorrebbe servire Samoggia sotto canestro, ma De Dominicis è davvero bravo a coprire il numero 3 avversario, esce forte Ramenghi, non viene sanzionato dai direttori di gara. Bei potrebbe tirare sulla testa di De Dominicis, 3 secondi a scadere, 24, apertura in angolo per Mascagni, primo ferro, pallone però è lungo per Berni che poi deve scaricarlo, passaggio per Bei e infrazione di passi per il lungo della formazione toscana. Time out chiesto da coach Bassi, noi ci prendiamo un attimo di pausa per questo che è sicuramente fino a questo momento il miglior quarto della partita. Si torna in campo al Pala Luis, 41-39, la Luis ha risposto al parziale di Empoli riportandosi avanti, palleggia adesso il tiro di Chiatti corto il primo ferro, prova a lottare sul proprio rimbalzo, lotta anche il numero 10 Terrosi. Berni, Faragalli su di lui, ancora Berni in punta, apre per Mascagni in angolo da Terrosi, linea di fondo, poi prova con il teardrop, gran canestro del numero 10 Faragalli. Empoli è già in bonus, zero falli invece commessi dalla Luis. Rambaldi, catch and shoot da tre punti, prova a rimbalzo offensivo Ramenghi, però è bravo Bei, accorto a rimbalzo anche a tenere larghi i gomiti sempre in maniera regolare. Samoggia evita l'infrazione di passi, Bei ha corso benissimo il campo, stoppata di Rambaldi, poi va a caricare, ad arringare il pubblico, ci pensa Faragalli quindi a placare i bollenti spiriti. Pronto sul cubo dei cambi Beretta, Chiatti supera il blocco, poi arriva fino al ferro, stoppata di Bei, cancellata la penetrazione di Giacomo Chiatti, e pronto al cambio come annunciato in precedenza Eugenio Beretta dentro, prende il posto di Francesco Ramenghi, è stato sicuramente bravo tra tante cose a non gravarsi di ulteriori falli che abbiamo già detto prima. Gorrieri e Marcon hanno tre falli al loro carico, infatti probabilmente a questo punto li rivedremo soltanto nella quarta e decisiva frazione. Rambaldi deve crearsi spazio, se ne crea troppo rispetto poi a quanto va lungo il tiro sul secondo ferro. Berni passa sul blocco di Bei, fuori Samoggia, prova ad andare dentro direttamente da Bei, ma Rambaldi ha letto tutto molto bene, vorrebbe il pallone, Faragalli serve in questo momento, poi Rambaldi da tre punti in transizione, 44-41. Mascagni prende posizione sotto canestro, Bei si aiuta forse con le braccia, prova a tenere Beretta in angolo per Berni, fallo di Chiatti netto, uscita fallosa da parte del numero 6, ovviamente blocca la penetrazione e poi va a prendersela con il proprio lungo Eugenio Beretta. Pronto Leonardo Marcon, sicuramente catechizzato a dovere da coach Paccarie, non deve commettere fallo Marcon. Rimessa dal fondo con 14 secondi annessi per Empoli. Samoggia, una lama nel burro della difesa luzzina. Si intendono molto bene Bei e Samoggia. Rambaldi, Marcon esce, si gira, ancora Marcon. Rambaldi, finta il tiro in mezzo ad avversari, deve liberarsi del pallone. Marcon riceve in questo momento, linea da tre punti superata, prova a entrare in area, termina a terra per infrazione di passi, si è incaponito in questa soluzione personale Marcon, che è abituato a giocare tanti minuti, forse ovviamente deve entrare in ritmo essendo appena arrivato dalla panchina, tanti minuti seduti consecutivamente per il numero 12.
Match che non ne vuole sapere di avere un padrone e prendere una piega. 44-43, terzo quarto davvero divertente, nonostante anche qui si sia segnato non tantissimo. Berni supera la metà campo in questo momento, si è tolto la giacca coach Paccarie, pronto per un finale punto a punto. Mascagni, Terrosi, finta al tiro, poi prende il blocco di Bay. Bay si è aperto in pick and pop, riceve in questo momento, finta al tiro da tre punti, poi parte incrociato, costringe a fallo Beretta, e Paccarie fa notare che Bay non è che abbia proprio il tiro da tre punti nelle proprie corde, ma anche se tira, lasciaglielo prendere, caro Eugenio. Questo avrà pensato coach Paccarie. Beretta invece assiduo nella difesa, prova a saltare, commette dunque fallo e quindi va a sedersi vicino a Matteo Pedersoli. Torna in campo anche Filippo Gorrieri, anche per lui l'imperativo precedente espresso per Marcon, non commettere fallo. Linea di fondo dove arriva il tiro di Mascagni e poi c'è un fallo di Samoggia, se non andiamo errati, nel tentativo di rimbalzo offensivo. Fallo al numero 3, quindi due tiri liberi. Non abbiamo capito su chi sia stato commesso il fallo, visto che a Samoggia dovremmo parlare probabilmente di Gorrieri. No, a Chiatti, che va in lunetta a colloquio i due direttori di gara. Dovrebbe essere tutto ok per i due tiri liberi di Giacomo Chiatti. Tanti minuti in campo per lui, siamo sopra, quasi sopra i 20. 7 punti con questo primo tiro libero mandato a bersaglio, 8 punti con il 2 su 2, più 3 per la Luis, 46-43. E ancora pressing alto da fondo campo per la formazione padrona di casa. Samoggia ha trovato questa volta, entra nel pitturato, poi gioca sul perno, c'è la stoppata di Filippo Gorrieri che costringe l'ex palestrino all'infrazione di passi. Cambio per coach Bassi, esce proprio Matteo Samoggia, non una gran serata al momento per il numero 3. Torna in campo con il numero 15 Alessandro Ghizzani. Chiatti, Marcon, viene incontro Faragalli, fuori per Chiatti, Rambaldi, ancora Chiatti, crea separazione, poi serve su 45 gradi Faragalli, ferro scheggiato da parte numero 4, però a lui sta una mezza idea di rimanere alta in pressing, non è più così. Siamo nel corso dell'ultimo minuto, ultimi due possessi offensivi per parte. Passaggio sotto per Bay che riceve il pallone in qualche modo, apertura sulla sinistra per Berni da tre punti, tiro molto ben costruito da parte di Empoli e un tiro chiesto dalla panchina per la Luis. 46 pari, sarà conclusa la seconda frazione sul 29 pari, quindi continua questo totale equilibrio tra le due formazioni. Chiatti per Rambaldi che da lì potrebbe anche tirare, non abbiamo paura da quel punto di vista in casa Rambaldi. Chiatti si prende lui la conclusione, sporcata, rimbalzo che però non riesce a essere concretizzato in soluzione offensiva da parte di Empoli. Termina qui dunque una bella terza frazione, dal 29 pari ci si è portati avanti al 46 pari, nulla è cambiato al Pala Luis, quindi gli ultimi 10 minuti ovviamente saranno quelli decisivi. Ultimo avvincente quarto al Pala Luis, ma arrivano notizie, qui il coordinamento è tutto di casa Luis, Daniele Di Biase che ci ha telefonato perché le ultime notizie che arrivano da Pallavenali parlano di un Eurobasket che perde 18-40 con Napoli al termine del primo tempo. Ovviamente il rimando è per a stasera e poi ovviamente a domani per gli highlights che trovate su tutto il circuito Fanner, sul sito www.fanner.it, su i social network ovviamente, su Facebook, ma se ne parlerà, è il modo per rigustarsi la partita, non può che essere guardarsi gli highlights, quindi tutti su Fanner.it. Ci saranno gli highlights del Pallavenali, ma ci saranno anche gli highlights di Luis Empoli, partita che è ancorata su una perfetta parità, 46 pari, adesso Chiatti ci prova da tre punti, soluzione centrale con il fallo commesso da Gorrieri, fallo abbastanza netto, è il quarto di Filippo Gorrieri. Arriva presto, troppo presto sul cronometro di questa quarta frazione e sicuramente
Paccarie, diciamo, gradisce il giusto. Match che è fondamentale in casa Luis. Dopo un avvio davvero problematico, esclusa la seconda partita, il secondo impegno con Isernia. Dicevamo della Luis che ha avuto alcune trasferte davvero difficoltose. Calendario magari neanche troppo facile. Ultime due partite si sono risolte con due vittorie. Molto importante finire la classifica perché arrivate contro avversarie dirette. Anche Empoli è un'avversaria diretta della Luis. Ovviamente poter fare la voce grossa in casa aiuterebbe tanto. D'altro canto Empoli viene dalla vittoria con Palermo e quindi non può che voler continuare su questa falsa riga. Palla rubata all'ennesima da parte della Luis, appena possibile vi andremo a dire quante sono i palloni recuperati da parte della Luis in questi tre quarti e un minuto passati sul cronometro del Palla Luis. Marcon si apre in pick and pop Gorrieri, è il suo tiro ancora. Filippo Gorrieri, quando si apre in pick and pop sta diventando letale il numero 20. Faragalli, Mariotti, punta linea di fondo, prova con lo scarico in angolo, davvero pallone immaginifico, troppo difficile per la ricezione di Mascagni. Dicevamo dunque, palloni recuperati dalla Luis sono ben 11 a fronte, anzi aspetta, 12 a fronte delle palle perse, sono 17, 18 palle perse invece per Empoli con solo 4 palloni recuperati alla Luis. Marcon ha spazio per andare sulla linea di fondo, cercava la schiacciata, viene invece bloccato da Bay. Poi Berni, buona la transizione con il pallone per Mascagni, palleggio, arresto e tiro, molto ben eseguito, appoggio al tabellone come insegna a tutti nonno Tim Duncan. Faragalli prende blocco di Chiatti che si apre in punta, riceve invece il pallone playmaker con numero 4 in angolo, consegnato di Gorrieri, ancora Faragalli, vuole giocare a due proprio con Gorrieri, step back con il tiro da tre punti, ottimo taglia fuori, eseguito da Mascagni, probabilmente il più in forma dei suoi. Poi Mariotti fuori per Mascagni, Berni ritorna dal capitano della formazione toscana, fallo commesso da Rambaldi proprio su Mariotti, è il secondo di squadra per la Luis, 0 ne ha commessi Empoli e su questo fallo coach Paccarie pensa bene di chiamare time out, interrompere il gioco per un minuto. Si torna in campo al Pala Luis, 49 per i padroni di casa, 48 per gli ospiti che però sono in possesso. Rimessa effettuata con pallone per Bay, ancora lo schema per il taglio dal lato debole di Mariotti, già visto in precedenza. Pigra la difesa della Luis su queste uscite dal time out. Pronto Ramenghi sul cubo dei cambi, Chiatti per Rambaldi, sotto da Gorrieri, ancora per Rambaldi, si prende il tiro da tre punti, molto difficile, vola a rimbalzo offensivo Marcon, poi fallo commesso sul numero 12, il primo del quarto per la formazione toscana e due tiri liberi per Leonardo Marcon. Cambio nelle fila della Luis Basket, fuori Filippo Gorrieri, 4 falli a suo carico, dentro Francesco Ramenghi. In lunetta Leonardo Marcon che sbaglia al primo tiro libero, quindi ancora fermo a 3 punti il numero 12. Sotto tono offensivamente la sua partita, per quanto poi non abbia giocato male, sicuramente è stato condizionato dai falli. Tanti palloni recuperati però, i soliti rimbalzi, la solita grinta, di solito riesce a concretizzarsi anche sotto al ferro, non questa sera, almeno non finora. Mariotti arriva fino in fondo, stoppata pulitissima di Ramenghi e quindi può ripartire da Luis, 3 contro 2, 3 contro 3 in questo momento. Chiatti chiuso in angolo, deve tornare fuori, la Marcon ha spazio per il tiro da 3 punti, non trova però la retina Leonardo Marcon, davvero farebbe le mani questa sera. Provava ad andare a rimbalzo offensivo Francesco Ramenghi, Mariotti sotto per Alessandro Ghizzani che però nel aprirsi su Rambaldi commette fallo, anche in questo caso Rambaldi
non fa nulla per evitare di far vedere il contatto. Faragalli si sposta da quella posizione. Rambaldi, doppio blocco portato per Chiatti, che però non riesce a ricevere, quindi Faragalli deve partire da solo, poi palleggia il resto e tiro sbagliato con il rimbalzo di Mascagni. 50 pari, siamo vicini alla metà del quarto di questo che è l'ultimo quarto, ovviamente salvo overtime. Berni, Ghizzani mette giù palla, non molto convinto, skip pass in angolo per Mariotti che salta Ramenghi, poi prova con gli effetti speciali, non trova la retina, rimbalzo di Marcon che però si addormenta, e Ghizzani è bravissimo a sottrargli la sfera, si deve tornare dall'altra parte, allarga le braccia sconsato verso la panchina Marcon. Mariotti prende catch and shoot da tre punti, corto sul primo ferro, rimbalzo di Rambaldi che va da Chiatti, Chiatti, Faragalli, Marcon, Rambaldi e Ramenghi, solito finale di partita con lo small ball da parte della Lewis. Chiatti prova ad uscire e doppio fallo, anzi scusate, ci sembra fallo antisportivo da parte di Bay su Ramenghi. Bay neanche protesta, evidentemente è successo qualcosa lontano dalla palla, ma c'era Ramenghi che è andato verso il diritto di gara, di lì ho finalmente forse un modo per impedire il movimento a Ramenghi da parte di Bay. Sembrava mimare un gesto con il gomito. Ramenghi a colloquio con l'arbitro Valentina Nioi. Rambaldi va in lunetta, a segno il tiro libero a sua disposizione e possesso per la Lewis. Sono due tiri liberi perché il fallo non è tecnico ma è antisportivo. Ci si chiede perché infatti stia tirando Ramenghi. Incomprensione tra Nioi e Mancini. Se il fallo è tecnico può tirare chi vuole, se il fallo è antisportivo dovrebbe tirare Francesco Ramenghi. Arbitri che davvero questa sera non sono stati troppo precisi nelle varie segnalazioni, questa in ultimo. Adesso si sta decidendo se annullare il tiro libero messo a segno da Rambaldi o meno, vediamo un po', colloquio con il tavolo, non so se da regolamento si possa annullare un canestro che ormai è andato a segno. Abbiamo detto la chiamata era di antisportivo e quindi erano due tiri liberi e su questo non ci piove. Se è antisportivo deve tirare chi ha subito l'antisportivo, che è Ramenghi, e anche su questo, con le mie reminiscenze cestistiche da giocatore mediocre e niente più, anche su questo dicevamo non ci piove. Ha tirato Rambaldi che poi è andato con la coscienza pulita verso la linea del centrocampo dopo aver fatto un tiro libero, quindi era convinto fosse fallo tecnico. Se è fallo tecnico può decidere ovviamente la panchina il tiratore, sicuramente non dovrebbe tirare Rambaldi due tiri liberi. Si filma addirittura questa scena dagli spalti, è sicuramente qualcosa di diverso. E adesso l'unica decisione che non ci aspettavamo è quella in cui no, si decide che si può riprendere a giocare, e però non è così. Se è antisportivo sono due tiri liberi, infatti Paccarie, se conosco Paccarie penso che possa arrabbiarsi, e invece l'arbitro ha deciso antisportivo e un libero. Facciamo giurisprudenza al Pala Lewis quest'oggi. È uscita fuori pure una battuta che giuro non era voluta. Paccarie continua a chiedere perché non bisogna tirare questo secondo libero che è sacrosanto. Annullato il tiro libero, tra l'altro era già 50 pari, almeno un punto andava dato alla Lewis. Manca un punto sul tabellone e si riparte così. Persi minuti
al Pala Luis. Rambaldi ha tirato, ha segnato, non è stato fatto valere. Si gioca. Ok, abbiamo scherzato signori. Chiatti in possesso per Ramenghi. Ancora Chiatti, palleggia, arresto e tiro. Sbaglia, prende proprio rimbalzo. Prova poi a servire Ramenghi, fa uscire il pallone. Rambaldi in punta, Faragalli in angolo. Da Marcon, ritmi che sono adesso un po' più indiavolati. Passaggio dentro per Ramenghi, gli arbitri non fischieranno più niente. Ramenghi va al tiro, pallo su Ramenghi. Due tiri liberi per Ramenghi. Signori, il più classico dei Bold Online. Erano due tiri liberi per Ramenghi, non sono stati fatti tirare. Tira adesso Francesco Ramenghi. Giusto il fischio in questo caso, in cui non è stato sanzionato lo sfondamento a Ramenghi, perché il giocatore che mi sembrava fosse Bay era ampiamente nel semicerchio. Comunque, dicevamo, situazione che sicuramente sarà rivista e controllata da chi di dovere. Due tiri liberi per Francesco Ramenghi. 50 pari con Ramenghi che segna il primo tiro libero a sua disposizione. Adesso siamo 51-50, è quello che sembrava dover essere quando ha tirato Rambaldi. 2-2 di Ramenghi, esecuzione pulita, bonus per Empoli che ha 4 falli a proprio carico. 2 falli invece per la Luis, che continua nel suo pressing alto. Samoggia, guarda Mariotti, sbaglia il passaggio perché è stato intercettato da Marcon che riparte a tutta velocità. Ancora Marcon, 1 contro 1, fallo di Mariotti su Marcon, che però, se possiamo essere onesti, sembrava essere salito dritto e aver messo le mani sul pallone. Non secondo i direttori di gara. 2 liberi dunque per Leonardo Marcon. Quarto fallo commesso dal playmaker nonché capitano della formazione toscana. Dentro col numero 10 Gianni Terrosi. È tutto pronto per questi 2 tiri liberi di Leonardo Marcon. Siamo ancora un po', no? Sconcertati al termine forte. Però stiamo ancora pensando a quella curiosa scelta arbitrale, scelta non scelta arbitrale di qualche istante fa. Assegno primo libero di Marcon. Sbaglia il secondo con il pallone che non viene accolto dal ferro. Prova a ripartire a tutta velocità Empoli, però ha ripiegato bene la difesa della Luis. Berni passa sul blocco di Bay, serve il proprio lungo che arresta il palleggio dentro per Samoggia, classico taglio del numero 3 dal lato debole, sbaglia, prende proprio rimbalzo, non c'è fallo su Matteo Samoggia, quindi Marcon apre per Chiatti, torna fuori proprio da Marcon, penetrazione con la mano mancina e poi con il sottomano destro va a appoggiare al tabellone. 55-50 e time out chiesto dalla squadra toscana. 55-50, ultima metà di questa quarta frazione. Luis che prova con l'allungo che potrebbe essere decisivo. Samoggia, apertura sulla sinistra per Berni da 3 punti, era importante. Vola a rimbalzo Marcon. Questo rimbalzo è anche più importante del tiro sbagliato da Berni. Rimbalzo preso, diciamo, non proprio con il tagliafuori, però la voglia anche a rimbalzo fa tanto la differenza. Faragalli esce sul blocco di Ramenghi che prende posizione, se ne va in mezzo al campo Faragalli. Infrazione, palming fischiato dal signor Mancini. Diciamo che questi sono fischi che si prendono in altri momenti del match, soprattutto quando evidentemente viene preso un vantaggio da parte del, no, del portatore di palla. È stato deciso così, diciamo, conduzione arbitrale che non ci ha convinto questa sera, con tutto il rispetto per il lavoro dei signori Mancini e Nioi. Fallo commesso nettamente su Gianni Terrosi da parte di Chiatti, è il terzo della Luis, quindi sarà rimessa dal lato proprio in prossimità di quella che è la postazione di coach Paccarier. Secondo fallo di Chiatti, abbiamo rimarcato una gran prestazione da parte del numero 6 entrato dalla panchina, poi non ha quasi mai fatto a meno coach Paccarier, così come Rambaldi. Esce forte Ramenghi, forse un po' troppo forte, qui ci poteva stare il fallo. Samoggia appoggia comodo comodo.
Testa chiamata da Chiatti, 55-52. Marcon, Faragalli, c'è il movimento di Ramenghi, invece si va da Rambaldi che subisce forse un tocco da parte di Samoggia, che gli dice di non far vedere i contatti, glielo dice forse un po' a brutto muso, giusto così, nel senso in campo si risolvono queste cose, come iniziano lì finiscono. Sgomita Bay, viene chiesto a Faragalli di rialzarsi, apertura fuori, Berni, skip pass per Samoggia, si gira molto bene, poi prova l'appoggio al tabellone, sbagliato per l'aiuto di Ramenghi. Bay si trova lì il pallone, toccato il pallone sulle mani del 51, non c'è fallo secondo i direttori di gara. Chiatti per Marcon, si arresta nel semicerchio, sbaglia, poi prova a prendere il rimbalzo, termina a terra, fallo di Bay al rimbalzo, che ha qualcosa da dire al signor Mancini. Due tiri liberi se non andiamo errati per Leonardo Marcon. Valentina Nioi a colloquio con Paccarie, che se la guarda con il linguaggio del corpo che lascia trasparire dubbio, diciamo, dubbio su quello che è l'avvertimento arbitrale. Va a parlare proprio con i suoi giocatori, coach Paccarie, Chiatti e Rambaldi. Marcon in lunetta, altro viaggio per il 12, 1 su 2 nella precedente battuta di caccia a gioco fermo. Sbaglia anche questo tiro libero Leonardo Marcon, non una gran serata del 12. Questo è anche importante invece in casa Luis, potersela giocare quando la propria punta di diamante in cappa in una serata, no, che ci sta ovviamente, ricordiamo, Marcon classe 1995. Berni continua la Luis col pressing alto che comunque ha portato i suoi frutti nel corso di questo secondo tempo. Samoggia si arresta, tiro da tre punti, passaggio dentro per Mascagni che poi prova lo step back, accolta la sua soluzione dal ferro, e meno due per Empoli, 56-54, finale di partita più che avvincente, siamo pronti qui per viverlo. Rambaldi, Marcon, ancora il 12, torna fuori da Faragalli, blocco di Ramenghi, Faragalli, esce fuori Marcon, Ramenghi riceve in questo momento, passaggio per Marcon, 3 secondi sul chilometro 24, deve prendersi il tiro, Marcon a segno, brucia la sirena, 58-54, più 4 per la Luis che adesso deve difendere. Berni sulle sue orme, Francesco Faragalli si muove sui blocchi Mascagni che vorrebbe catch and shoot da tre punti, sbaglia, primo ferro, vola rimbalzo Samoggia, tap out per Terrosi, Chiatti evita di commettere fallo, esce fuori Ramenghi, usa troppo le mani, fallo fischiato al numero 10, giusto nel suo movimento di show, ovvero di aiuto del lungo sul blocco, era già stato ai limiti del falloso altre volte e infatti Paccarie glielo fa notare. Giusta la sanzione in questo caso. Mascagni uno contro uno con Marcon, prova a partire per vie centrali, poi si deve arrestare, fuori per Terrosi, si prende il tiro da 8 metri, baglia sul ferro e poi termina a terra Ramenghi, altro fallo di Michele Bei, squadre entrambe in bonus, questo dovrebbe essere un fallo che comporta l'espulsione di Michele Bei, il numero 51, fouled out dentro al suo posto il numero 7 Sesoldi, non ci sono liberi perché ovviamente è una situazione non di possesso palla della Luis, come al solito cerchiamo di capire qual è il tempo che manca al pala Luis perché il tabellone ci ostruisce la visuale, dovrebbe essere 1.40 al termine, ultimi 100 secondi, Luis avanti di 4 lunghezze, attacco che potrebbe essere decisivo ai fini dell'assegnazione del referto rosa. Marcon, palleggio, arresto e tiro, Leonardo Marcon, 60-54, due possessi pieni di vantaggio per la Luis. Chiatti prova a rubare palla, l'ultimo tocco sembrava, secondo quella che erano le direttive di Chiatti, essere di Terrosi, non è così per il duo arbitrale, quindi possesso per Empoli che resta aggrappato al match. Dovrebbe essere, se non andiamo errati, il massimo vantaggio del match, sia da una parte che dall'altra, 6 punti, è importante averli messi al referto in questo momento della partita. Berni
Chiatti è su di lui, gli lascia la penetrazione centrale, Berni se la prende, palleggia resto e tiro, sbaglia sul primo ferro, vuole rimbalzo Faragalli, poi Rambaldi tiene lì il pallone, fa l'errore di abbassarlo, poi Samoggia si appresta a prenderglielo, Raminghi riesce a servire Marcon che supera la metà campo, non vorrebbe accelerare le operazioni, riesce a servire Faragalli e viene chiamata testa come schema da parte del playmaker di coach Paccarie. 6 secondi, scadere dei 24, Marcon prova l'uno contro uno, ancora Marconi arriva fino in fondo, ci prova col semigancio, non trova il ferro, il canestro questa volta, trova soltanto il ferro. Raminghi resta lì e non commette fallo. Siamo entrati nel corso dell'ultimo minuto, passaggio intercettato da Marcon, situazione di uno contro due, Chiatti riceve, appoggia, comodo il tabellone! 62-54, più 8 per la Luis che vede lo striscione del traguardo. Ultime residue speranze per Empoli di riprendere una gara che non è mai stata, diciamo, aggiudicata una squadra piuttosto che un'altra, sempre in equilibrio le due formazioni, soltanto in questi ultimi due minuti a Luis è riuscito a prendere questo parziale che però viene riportato a contatto con la tripla di Terrosi e dopo questa soluzione da tre punti che porta il punteggio su 62-57, chiama time out coach Paccaria. ...62 per la Luis e 57 per la formazione toscana. Si va da Raminghi, lasciato libero sulla linea di fondo, abbracciato da parte di Samoggia, che però riesce a far sembrare il suo intervento anche intenzionato ad arrivare sul pallone. Due tiri liberi per Francesco Raminghi, 5 punti di vantaggio. Ovviamente un 2 su 2 sancirebbe la fine del match. Raminghi in lunetta, assegno il primo tiro libero a sua disposizione, due possessi pieni di vantaggio, questo ovviamente porterebbe a tre i possessi di margine tra le due squadre, il più importante della serata, 2 su 2, Francesco Raminghi, 64-57, Terrosi prova ad andare dentro l'area, fallo da parte di Rambaldi e due tiri liberi, ovviamente chiedevano assolutamente di non commettere fallo dalla panchina sulla penetrazione, ben lontani da canestro, viene fischiato fallo e anche qui l'importante ovviamente è tornare a due soli possessi di discrepanza tra le due formazioni. Segna il primo libero a sua disposizione Gianni Terrosi. Terzoli ha qualcosa da dire. 2 su 2. 5 punti che ritornano tra le due squadre. Marcon riceve indisturbato. Riescono a commettere fallo, ma comunque ha guadagnato qualche secondo. Non riusciamo a capire quanto manchi effettivamente. Non è una nostra mancanza. Dovrebbero essere 18 secondi. Ci viene in aiuto il play by play gestito dalla formazione di casa della Luis. Due tiri liberi per Marcon, anche qui ovviamente torna al discorso dei due possessi di distanza tra le squadre o tre possessi. Assegno il primo tiro libero, più 6 per la Luis, 65-59. Adesso 18 secondi ovviamente per gli attacchi e l'attacco di Empoli, non prima però del secondo tiro libero di Marcon. Assegno, più 7, tre possessi di vantaggio tra le due formazioni. Berni riceve in questo momento, Faragalli difesa aggressiva ma non fallosa, ancora Berni, arriva il blocco di Sesoldi, deve arrestarsi Berni che poi perde il pallone, ha sottratto Raminghi, Rambaldi va da Chiatti che torna fuori da Rambaldi, fa girare il pallone da Luis e probabilmente finisce qui, prende il tiro Leonardo Marcon, 69-59, la Luis batte la formazione toscana, la Use Computer Gross Empoli con 10 punti di scarto, frutto di una quarta frazione magistralmente condotta dai ragazzi di coach Paccarie.